Ciao, benvenuto in questa lezione tratta dal metodo William Levy, volume 1. Ho preso solamente qualche esercizio essenziale, l'ho trascritto in intavolatura per chi non ha dimestichezza con la lettura musicale. L'esercizio successivo è non è che va memorizzato, più che altro questi qui che seguono sono dei anche esercizi scalare che abbiamo già visto, sono importanti. Questi esercizi in Do Speed Studio, sono parecchi esercizi, ripeto, li possiamo suonare in qualsiasi diteggiatura, in qualsiasi tonalità. Qui abbiamo un primo lavoro guidato da fare. Ho utilizzato diteggiature late al terzo tasto, quindi il primo box proprio, questo qui. Qui la diteggiatura è un po' ostica, nel senso un po' faticosa, con più stretching. In genere io faccio partire da diteggiature al settimo perché sono più agevoli, no? O al quinto, eccetera. Però dobbiamo farlo un po' di stretching. Prima di suonare puoi fare degli esercizi di riscaldamento, ma in ogni caso suonare lentamente. La tecnica è questa: posiziono il dito 1. Posizione il dito 2, non sollevo l'1. Posizione il dito 3, non sollevo l'1. Quando cambio corda sollevo l'1, va chiaro? E stessa cosa, vedi? Questa deve essere la tecnica. Qui partire lentamente. Quindi movimenti brevi, brevi, non fare questa, evitare questi movimenti saltellanti, quindi movimenti se lo faccio in una diteggiatura al settimo, questa è la prima cosa. Un'altra cosa è che la mano sinistra, la posizione della mano sinistra, le quattro dita, le due centrali sono parallele al piano delle corde, no? Cioè parallele. L'indice e il mignolo, invece, l'indice è ver leggermente verso qui in diagonale, il mignolo è leggermente verso. Questo è giusto una leggero chiarimento. Quindi, questa è la diteggiatura. Proseguiamo e facciamo gli esercizi. Quindi, ci posizioniamo. Sempre il dito medio. Fa questi esercizi, non mi limito a fartene ascoltare qualcuno, sono elementari, no? Se li fai con le dita, indice. Dove ci sono le ripetizioni, cioè questi segni all'inizio del rigo musicale con i puntini, le ripetizioni, lo facciamo anche 12 volte, insomma. Col passare delle settimane deve venire a aumentare la velocità, quindi da un 40 bpm, diciamo. I battiti dell'orologio corrispondono a 60 più o meno. Aumentare progressivamente con il passare del tempo la velocità. Va eseguito così com'è, quando più volte è possibile, quando più volte lentamente, e aumentare nel corso dei giorni e delle settimane. Aumentare la velocità, proprio dire oggi lo faccio a 60, per la velocità è personale. Il secondo studio è uno scalare proprio, vedi? Do, re, mi, fa, re, mi, fa. Dare un accento do, re su ogni grado. Do, re, mi, fa, re, mi, fa, sol, sa, do, si, la, mi.
c'ha delle variazioni, non è un semplice scalare. Utilizzare il tocco libero con le dita, per tocco appoggiato viene usato molto nel flamenco, a volte flamenco tutto appoggiato. Tocco libero ti permette, sì, nei passaggi veloci è più agevole il tocco libero. Ovviamente chi usa il plettro pure. Questo è uno scalare discendente. Ovviamente lo devi ripetere allo sfinimento, così Speed Studio 2. Questo puoi pure trasportarlo. Questa è la tonica. Sposti in re un tono avanti, due tasti. Sposti solamente quando sei sicura, anche se sbagli note non succede nulla. L'importante sono esercizi puramente meccanici, melodici, però c'è poco da... Non è quando uno improvvisa suona in questo modo, però servono, ovviamente. Un altro tono, Mi maggiore. Ovviamente. Così quello che segue, battuta 28, rigo 3. Servono per velocizzare proprio perché, vedi, sono dei frammenti di scale. La velocità e l'agilità muscolare si sviluppa da piccoli, piccoli pattern, piccole porzioni di scale. Quindi lavorare sul piccolo, capito? Per poi... a estendere, vabbè, qui... Dopo mesi, possibilmente, no così veloce, ma... Dare un accento, insomma, le regole della... Un accento sul primo battito, sul primo, sul terzo, uno, tre... Così il successivo, vedi, man mano ti porta a usare porzioni diverse, più estese. Questo la stessa cosa, più spostare, non dico in più box, perché può diventare problematico se non si conoscono le note sulla tastiera, ma spostare geometricamente da questo, dal do che è la tonica, sposto di un tono do, do diesis, re. In mi. In fa. È un possibile esercizio che si può fare una volta che hai memorizzato bene. Proseguendo, battuta 33. Vedi, è estesa maggior, ancora di più la scala. Seguo. Qui un
accendo sul primo e sul terzo. O solo sul primo. Ci facilita l'esecuzione, ovviamente. Questo fa un'altra porzione di scale, un po' ci vuole stretch. Iniziare molto lentamente. Segue l'ultimo rigo, do, re, mi. Questo, ecco, lo estende ancora di più. Stessa cosa, se riusciamo a trasportarlo su tutta la tastiera, se riusciamo.